fondamentale per l'azienda è il tema della sicurezza. Oggi non siamo qui a parlare di numeri, di statistiche, ma di vite. Noi mettiamo al centro la persona. Abbiamo pensato di affrontare questo tema in un modo diverso, pensiamo innovativo, ma soprattutto efficace. Possiamo farla qua in mezzo alle linee. Nessuno di voi aveva sentito parlare di incidenti nelle sale riunioni. Quindi questo è il luogo in cui si opera, in cui si produce, in cui si realizzano cose importanti o straordinarie, e però è anche il luogo dove gli incidenti possono capitare. Quindi un posto migliore di questo non poteva esserci. Sicurezza è un tema cruciale. E come facciamo sicurezza qui in Fitt? Mettendo in pista tutta una serie di eventi formativi attraverso un'informazione continua e costante. Abbiamo deciso di farlo con una modalità nuova. Attraverso una rappresentazione teatrale le parole devono arrivare alla nostra pancia e al nostro cuore. C'è la consapevolezza che determinati comportamenti non vanno tenuti. Ed è questo che faranno adesso Flavio, Bruzio e Trigeminus, raccontandoci delle storie vere, forti, toccanti, ma anche al tempo stesso divertenti. Sapranno sicuramente cogliere la parte più profonda di noi. Tutta Italia, siamo circa 400.000 soci. Due parole sull'Anmil. Il nostro scopo è quello di non fare nuovi soci, perché non succedano degli infortuni. Dobbiamo fare di tutto, e come dico io, col cervello sempre acceso. Deve obbligare i suoi dipendenti a indossare tanta buona volontà di lavorare! E con Gesù, signora, non serve più protezioni, no? Sì. Lei ha provveduto a nominare il medico competente? Per l'amor di Dio! Ma dove siamo? Perché medico nominato, operaio ammalato. 6 mesi all'anno, signora, è scoglionato qua proprio, guarda. Ma lo sa che nei luoghi di lavoro non si fuma? E nemmeno inceso. Nella sua azienda c'è un grosso rischio di incendio, signor. Signora, non stia a portare sfiga. Allora, le carte chi le tiene? Mesio. Condannati tutti, dal parò al gruista. Perché ognuno risponde delle proprie responsabilità. Ogni parola che non capite oggi è un calcio nel culo che prendete domani. La sicurezza non è un problema di nuove leggi o sanzioni, ma pratica culturale nella vita di ogni giorno. Grazie.